aspetto che Jimmy si prepara, vi faccio una breve intro a questo video. Questo sarà un video molto tecnico funzionale, dedicato a chi vorrebbe o a chi gli piacerebbe fare un viaggio come quello che abbiamo fatto io e Jimmy quest'estate. Noi siamo stati 3 giorni a Lisbona, 5 giorni a Lagos e 3 giorni a Siviglia, per un totale di 13 giorni, giorni di viaggio inclusi. Quindi questo video sarà molto tecnico sui vari spostamenti, le cose da visitare, cosa mangiare, dove mangiare, qualunque altra cosa. Il video dove vi parlo di come ci siamo gestiti con il cibo, di come mi sono gestita con il cibo, che cambiamenti ho avuto, i miei pensieri, insomma un video tipico da me, sarà il prossimo, a meno che non divida questo in due parti. E quindi spero che questo video vi piaccia, spero che vi sia utile e spero davvero che terminate questo video con il desiderio di partire per questo viaggio, perché noi ci siamo trovati davvero bene ed è stato un viaggio fantastico che ci rimarrà nel cuore. Quindi adesso aspetto Jimmy e iniziamo. Allora, Jimmy si è preparato, tutto bello pinto e lindo e quindi possiamo iniziare. Ah, mi hai già sfottuto? Sì. Allora, siamo partiti da Pisa, Pisa aeroporto, con l'amatissimo Pisa Mover. Ottimo, fantastico, è una navetta bus che va dalla stazione centrale di Pisa all'aeroporto direttamente in soli 5 minuti, quindi fantastico. Prezzo del biglietto 2,80 euro? 70. 2,70 euro. 2,70. Quindi raggiunto l'aeroporto di Pisa, siamo partiti con Ryanair e siamo arrivati a Lisbona. Viaggio durato 2 ore e mezza, 3 ore, non lo so, ho dormito tutto il tempo. Arrivati all'aeroporto di Lisbona ci siamo fermati all'info point e abbiamo preso le Lisbona Card, che Jimmy ha amato, quindi vi spiegherà adesso cosa. Allora, brevemente, la Lisbo Card è la classica card che si trova viaggiando nelle città d'Europa. L'ho trovata a Valencia, l'ho trovata a Barcellona, in tanti altri posti, ma era inutile, era solo un costo economico, mentre Lisbona è comodissima perché hai tutta la metro gratuita, metro, i tram, i bus. I tram non sono da sottovalutare perché costano un fottio. Lisbona è fatta a piani, a dislivelli, quindi per scendere o per salire, chi vuole evitare le scale può prendere questi tram che sono tipo funivie che ti portano da un piano a un altro, diciamo. Per farti fare questa salita e discesa, se fai il biglietto per di due minuti, sì, se fai il biglietto a bordo costa 3,70 euro, quindi per un viaggio di 2 minuti è davvero costosissimo. La Lisbo Card è costata 16 euro. Allora, noi l'abbiamo fatta per 48 ore ed è costata 16 euro al giorno, quindi 32 euro. Mentre se si fa di 24 ore 19 euro, quindi conviene. E si attiva nel momento in cui si passa per la prima volta. Quindi noi l'abbiamo comprata in aeroporto, ma l'abbiamo attivata dal giorno dopo, perché facevamo 2 giorni interi, quindi l'abbiamo sfruttata al massimo. Quindi per andare e raggiungere l'appartamento abbiamo preso la metro e ci siamo comprati i biglietti. Metro 1,50 euro, vabbè, non mi ricordo bene. Poco, no, non tantissimo. Fatevi aiutare le macchinette perché è un po' complicato prendere il biglietto. Anche in inglese, quindi questo vi fa capire. La Silvia era in difficoltà già con la lingua inglese. Quindi siamo arrivati in appartamento che è stato trovato da Jimmy su Airbnb. Airbnb. Benvenuti nel nostro mondo! Cioè, che spettacolo è questa casa, ragazzi? Che spettacolo è? No, vabbè. Chi l'ha trovata? Bravo, Jimmy! Vai, andiamo. Andiamo a esplorare la città. No, voglio far vedere il letto, comunque. E abbiamo anche il giardino. Vi faccio vedere il fuori. Qui ci sono delle scalette. Qui un po' una rimessa. Qui un tavolino per mangiare. E siccome qui in quest'altra casa non c'è nessuno, abbiamo anche la possibilità di andare da questa parte, dove c'è un altro tavolino in mezzo al bosco. Spettacolo. Arrivati a Lisbona, abbiamo sistemato. Abbiamo visto la casa, siamo andati a fare un po' di spesa e ora, ore 8:40, stiamo andando a cena. Stiamo andando in questo ristorante che oggi ci siamo un po' uccisi guardando le foto, perché fa dei piatti pazzeschi. Qui i piatti tipici sono principalmente pesce alla griglia e verdure, patatine fritte, comunque verdure lesse. E quindi per il glutine non so, non sono molto sicura.
Lo scopriremo, so solo che non abbiamo voglia di cucinare, vogliamo andare a mangiare fuori, anche perché qui dovrebbe costare davvero tanto poco e essere davvero delizioso. E una cosa caratteristica, ho già capito, di Portogallo è tutto sto ben di Dio in sughero. Cioè, qualsiasi cosa in sughero. Dalle scarpe alle pantofole, lo so se dice ciabatte, agli zaini, quello zainetto è bellino. Dimmi. Ti vorrei informare che abbiamo questa memory card per tutto il viaggio. Allora aspetta, aspetta, allora tieni, io non la uso più. No amore. No è meglio, andiamo, è meglio. andiamo a cena. Arrivati, siamo andati da il vecchio Eurico. O Eurico. Trovato a Silvia questo giro, ottimo, perché anche questo in realtà mi è stato consigliato da qualcuno di voi. Qualcuno di voi, grazie mille, a bestia. Quando arrivate lì, preparatevi, perché se non avete prenotato prima, ci sarà una fila davvero lunghissima e bisogna anche fare un po' di pressione sulle persone a tavola, perché sennò non ci si siede. Solita pressione mai. Psicologica, Silvia, Jimmy. Alla grande. E invece, allora, hanno tanti piatti, sia pesce che carne, e noi abbiamo solo per pesce, però la carne sembrava ottima. Sembrava ottima, sì, è vero, ma insomma avevamo voglia di pesce. Abbiamo preso delle seppie con della verdura e un po' di patate. Ste patate, come piatto principale, te cosa hai preso? Il salmone. Due piatti di salmone. Sì, no, non lo dite troppo a voce alta. Due piatti di salmone, anche queste con delle verdure, ma verdure tristissime, perché a Lisbona ci sono verdure lesse, cioè sì, poi broccoli lessi, ma si vede che sono anche surgelati e non freschi, quindi... Io come primo piatto invece non potevo che non prendere il baccalau. Che è il piatto tipico portoghese. Giusto, ed era davvero enorme, buonissimo, al prezzo modico di 8 euro. Ogni piatto lì è 8 euro, quindi la cena ci è costata relativamente poco per quello che abbiamo mangiato, perché poi c'è anche vino, acqua e coperto. Vino della casa. 3 euro a bottiglia, vabbè, meglio non sapere. Però, cosa vabbè, insomma, abbiamo pagato 38 euro. Poteva andare peggio. Una cena così di pesce alla griglia, perfetto. Davvero ottimo. Ma dove ti ho portato? Mi sa che ho preso un bel posticino, sai? Bene, se sopravvivo stanotte, sopravvivo a tutto. Jimmy? No, aspetta, guarda la spa. Sì, tanto. Ecco bacalao. Sì, fossi in mare bacalao. Ho mangiato più patate fritte stasera. No, mi sa Jimmy che ti sei... Io mangio patate per un'altra settimana ora. Basta. Quando hai ancora un pochino fame. E non ti portano un salmone, bensì due. Come per dire smettila. Tu bacalao sei obbligato a mangiare le patate? No, obbligato no, perché tutta la sera mangio patate. Ottimo. Ore. Perfetto. Lisbona l'abbiamo visitata in due giornate intere. Nella prima giornata ci siamo tenuti sulla parte sinistra di Lisbona. Sì, per... sì. Maestra, scusi, posso correggere? Certo. Grazie. Allora, non, diciamo, non è proprio la parte a sinistra, è la parte a sud che dà sul fiume Tago. Lì ci passa il 15, hai detto giusto, il tram 15, e ci sono diverse attrazioni più o meno carine di tutti i tipi, da musei a mercati, e poi appunto alla fine di questo percorso c'è la Torre di Belém, che è il simbolo più importante di Lisbona, e su quello c'è niente da dire. Però bello, ma a tratti non bellissimo. Qui. Obrigado. Ah, Dio, tutte queste scale. Obrigado. Jimmy, sei stanco? Siamo morti. No, ho fame. Dai, andiamo a mangiare. Che è molto peggio.
Allora, abbiamo visto la torre di Bel Air. Siamo ancora qui, abbiamo fatto 1,5 ore, 2 ore di fila. Non merita, ragazzi, non la fate. Il panorama non è niente di particolare. No. Torre di Bel Air bocciata. Andate su Google, immagini, Torre Bel Air, perfetto. Tornando indietro, a quel punto ci siamo fermati al MAAT, AIM AAT, Museo Arte Architettura. Museo Arte Architettura e Tecnologia. Le so tutte, cioè più preparato io di te. È tuo. Quindi quanto è stato figo. Ci siamo divertiti sinceramente con la giornata iniziata con la Torre di Bel Air, che poi ci siamo stati tutta la mattina sotto il sole, quindi erano più o meno le 3. Mi sembrava aver un po' sprecato la giornata, mentre il museo me l'ha proprio fatta risalire, come si dice. Quindi è stato molto bello. Un muro distrutto. Guarda che belle queste vetrate. Questo è uno spettacolo. Con in realtà un treno che si prende lì davanti al museo e ci siamo fermati al mercato Time Out, che è una specie di mercato San Lorenzo di Firenze, mercato sì, vecchio, via, che avete visto anche nei miei video di quando sono stata a Firenze, e con tutti i localini, i ristorantini tipici dove Jimmy ha assaggiato tutto quell'altro. Io ho guardato tutto quell'altro perché di senza glutine neanche l'ombra, ovviamente, come sempre. Immaginatevi le scene, avere un avvoltoio dietro che ti guarda mentre te mangi gli stuzzini, ti senti in colpa perché lei non può mangiare niente. Un avvoltoio. Hashtag avvoltoio. Giorno di visita 2. Stiamo uscendo per andare al 2 monumenti nel Bairro Alto e poi al castello. Ore 10, let's go. Dilla. Cosa? Non lo so, devi dire qualcosa. Ore 10. Let's go. La giornata numero 2 l'abbiamo dedicata al centro. Siamo saliti con il tram 28, sempre da Piazza Rossio, che dove lì vicino avevamo la casa, e siamo andati a vedere il Palazzo del Governo da fuori. È carino, interessante, ma bello, ma non bellissimo, cioè Da fuori si vede, niente di trascendentale. E poi siamo saliti alla Basilica da Estrella. Non c'è da strapparsi la pelle, via, insomma, cioè andarlo a vedere. E poi siamo andati a vedere la Basilica da Estrella, anche quella bella, ma non bellissima, quindi questo nella zona. Secondo me hai sbagliato. Da Estrella, attenzione, azzeccato. Questo nella mattina, poi nel pomeriggio o verso l'ora di pranzo, insomma, c'eravamo pronti il pranzo, siamo scesi e poi risaliti al castello da Jorge. Il castello è raggiungibile sempre da Piazza Rossio, sia col tram 25, oppure, perché quello è sempre pieno di turisti, con degli ascensori che si trovano in determinati punti della città ed è molto vicino a Piazza Rossio. I turisti non li conoscono, li usano i locali, quindi sono liberi e si raggiunge il castello in 2 minuti. Ed essendo l'ascensore all'interno di un supermercato, ne abbiamo approfittato per fare un giro, dove abbiamo visto un bellissimo banco del pesce. Quindi una volta terminato di visitare il castello, siamo scesi e ci siamo fermati, abbiamo fatto un po' di spesa prendendo gamberi, un pesce che ci hanno consigliato, sconosciuto anche, sì, è vero, sconosciuto anche, infatti avevamo paura che ci avessero fregati totalmente, invece no, era buono. E poi ovviamente 2 baffe di salmone. Come poteva mancare il salmone a Lisbona? Non poteva mancare. E poi siamo riusciti per andare a vedere la zona della La Fama, che era la zona che volevo vedere io. Io volevo fare il giro con il 28, con il tram, quello particolare, solo che il 28 è sempre pieno. Anche alle 7:20 di sera. Ci avevano infatti consigliato di andare o la mattina prestissimo o la sera tardi, però comunque con la luce, quindi le 6, le 7, ma anche a quell'ora strapieno, tantissima fila alle fermate dei bus. Quindi abbiamo preferito prendere il 12, che fa più o meno lo stesso giro. Siamo scesi su al Belvedere
E poi piano piano ci siamo fatti qualche foto lì con il panorama e siamo scesi attraverso la zona della fama. Ehi! Abbiamo visitato la fama e dopo alla fine ci siamo andati a gustare il tramonto lungo il fiume in piazza del commercio. Quindi questo è stato il nostro giro. Diciamo che Lisbona si può visitare in 2 giorni. È fattibilissimo, ovviamente puoi dedicarci più tempo. Noi la sera la dedicavamo ad andare nel Bairro Alto e ce la camminavamo tutta. Infatti sono tornata con delle gambe disastrate, eravamo morti. La cucina portoghese è principalmente pesce alla piastra o alla griglia con verdure lesse o patatine fritte al cartoccio, insomma patate. Quindi è essenzialmente senza glutine e con piatti tipici come il baccalà, che Jimmy ha gustato, in diverse salse e forme, come il baccalà fritto, ti ricordi la polpettina fritta? Buonissimo. Oppure il baccalà filetto e dolci come le pastel de nata, che sono tipiche portoghesi. Vi chiederete come mi sono organizzata questi 3 giorni qui a Lisbona per il glutine. E in realtà non mi sono granché organizzata. È che qui fanno molto alla griglia. Come vedete qui c'è una griglia che per cui è persino fuori dal ristorante, quindi possibilità di contaminazione è davvero limitata a zero. Quindi io mi sono fidata di posti del genere dove mi facevano tutta la griglia, il pane portato separatamente, e non sono stata male. Quindi per fortuna ho superato questi 3 giorni. Silvia, se si rimane qui e mi si impuzzo il cane alla peglia, si vuole andare via. Jimmy in questo momento ovviamente sta mangiando il baccalau codfish fritto. Baccalau fritto, tipo, non lo so. Comunque stiamo adesso alla fama e c'è un'altra invece. E adesso torniamo a casa perché ci aspetta la nostra deliziosa cena base di pesce.